Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera. Ciao Fabio. Beppe Marconi, siamo di nuovo qui, ma perché tempo fa eravamo già stati qui e avevamo, diciamo, segnalato che in queste scale che vediamo della scuola, credo sia la scuola Cesalpino, se mi ricordo giusto, praticamente era diventato un luogo di degrado, perché avevamo trovato, insomma, bottiglie soprattutto di vetro, quelle scale erano piene di bottiglie. Sì. E adesso sai che c'è stata questa notizia del ritrovamento del cadavere di un uomo, c'era anche una siringa, insomma, più o meno vicino a lui, però non si sa, magari non c'entra nulla con la morte, però... Dimmi. No, non mi ricordo, queste aiole sono così a posto? Oppure hanno ripulito i muri. Sì, infatti sì, il coglione c'è sempre. Sì, a parte uno, vabbè, quello l'aveva rifatto adesso, però un po' di decoro è stato ridato a questa azienda, a questa zona. Quest'angolo nascosto, però effettivamente questo angolo l'avevamo appunto sottolineato, purtroppo adesso c'è stata anche questa tragedia. Era in condizioni veramente pietose, con tutta la roba, tutto il sudicio che c'era. Adesso no, adesso vedo che qui fuori è stato messo a posto questo, che era il clochard che dormiva qui. Pensa un po', è successo d'estate, pensa un po' d'inverno come sarebbe stato, penso che non poteva dormire sicuramente all'aperto così in una scala. Vabbè, che dire Fabio? Rivediamo la situazione che avevamo trovato. Allora, siamo qui in una parte, diciamo, della ex caserma Cadorna, ex università. Quanti ex? Ex caserma, ex, scusa, ho sbagliato, voglio dire ex cucina della 225° Battaglione Fanteria Arezzo. E che era stata presa appunto dall'Università di Arezzo per alcune facoltà, che poi è stata chiusa. Qui c'è anche, ci doveva essere anche il liceo linguistico Francesco Redi, però sinceramente non penso che attualmente ci sia più, però non lo so, andrebbe verificato questo. Comunque qui l'aria è tutta messa male, tutta murale a se stessa, vedi la notte sicuramente. Si viene a vedere Luca, Luca è il nostro prode, grande tecnico, vedi? Qua, degrado imperante, vedi, bottiglie, pezzi di vetro spaccati. È l'ultima palazzina rimasta della ex caserma che non è utilizzata, di proprietà dell'amministrazione comunale, che non è utilizzata. Qui sono tra l'altro stabili che rischiano che tra un po' qualcuno ci entri dentro, come è già capitato in altri luoghi qui di queste ex caserme. Qui hanno rifatto, è inutile che rifanno le strisce dell'area pedonale, per carità, però l'aria è veramente messa male, no? Che di là ci sono sinceramente questo è talmente grande che dovrebbe essere adibito una parte, addirittura non tutta, alla sede della polizia municipale, ristrutturando un po' questo immobile, perché internamente penso che il lavoro sia stato fatto a tempi dell'università per utilizzare le aule. Guarda lassù quelle bottiglie, Luca guarda su in alto, perché vedi, si arrampicano in queste scale e sono scalanti incendio. Cosa c'era? L'università? L'università, e questa è la situazione. Comunque vediamo che c'è qualcuno al lavoro dentro, quindi evidentemente c'è qualcosa stanno facendo. Perché vediamo qui un po'. Cade, vedi, c'è dei pezzi di muro che cade giù. E cade, vedi, si sta sfaldando tutta la gronda completamente, si vede benissimo che sta venendo giù la gronda, quindi è anche pericoloso lasciarci le macchine. Lì addirittura vedi quello sta così, quello cordolo lì, proprio il primo cordolo in alto, sta franando continuamente, proprio con quasi tutto. Qua è un angolo nascosto e la notte, essendo tutto aperto, è facilmente raggiungibile. Guarda quante bottiglie, Luca, vieni. Grappa. Insomma, gobette pesantine. Tutta roba di grappa, viene grappa, vai. Questo è complemento, in abbandono non ci viene nessuno. E allora, insomma, quando si parla di sicurezza bisognerebbe, ecco, dare un'occhiata qui, dai. Va bene, segnaleremo quello che abbiamo visto, quindi vedremo se qui, insomma, un po' più di attenzione in questo anfratto, perché questa Cadorna purtroppo bellissimo parcheggio, comodissimo e tutto, i servizi, però c'è sempre qualche anfratto. Per ora. Perché nel progetto tutto un parco. È previsto di farci completamente un parco. Che non mi sembra una grande soluzione. Vabbè. Staremo a vedere. E quindi, insomma, avevamo un po' lanciato, ecco, che ci ricordi, chiedevamo anche che venissero magari più forze dell'ordine a verificare, magari che in queste scale, no? Magari non so se si poteva fare qualcosa. Però, diciamo, qualche intervento è stato fatto. La pulitura è stata fatta. Questo è già importante, visto che poi c'è anche una scuola media in cui ci vengono i bambini.
Purtroppo questo caso, però, penso che a questo punto qui sia circoscritto proprio a se stesso, non è che sia stato droghe, siringhe o qualcos'altro, sembra che sia un caso di morte naturale a questo punto qui. Vabbè, purtroppo c'è soltanto la sottolineatura del degrado della persona che deve vivere in queste condizioni e non venga accolto in una struttura, almeno la notte, che specialmente d'inverno, adesso magari è un po' meglio, però venga accolto in una struttura che almeno lo rifocilli, lo salvaguardi un po'. C'è anche da dire che molte volte non vogliono assolutamente, perché vogliono vivere così. Vabbè, sono scelte di vita e questo, per queste c'è ben poco da fare, Fabio. Si spera che sì, chiaramente per le persone che si fanno aiutare il sociale non manchi mai, cioè la risposta pubblica del sociale. Questo è importante. E più, magari attenzione, tutti noi viviamo un po' giustamente, ognuno preso dalle sue frenesie, dalle sue chiaramente diventa quasi un'indifferenza di fatto, però a volte un occhio di riguardo in più per certe situazioni magari può salvare anche una vita. Sicuramente sì. Ci vediamo domani. Ciao.